mi sento abbastanza in forma per poter arrampicare. Questa è una delle molte risposte delle persone che entrano in contatto con l'arrampicato o con persone che arrampicano. Per la serie I 10 motivi che tengono lontane le persone dall'arrampicata, oggi ti parlerò della forma. Sì, è vero, non sei abbastanza in forma. Per quello che in genere uno si avvicina all'arrampicata facendo un corso di arrampicata. Quando è che potrai sentirti in forma per fare una cosa che tu non sei capace a fare? Potresti sentire in forma solo nel momento in cui sei capace a farla. E quindi non c'ha molto senso, perché se uno va a fare un corso, in questo caso anche d'arrampicata, non potrà mai essere in forma perché non è capace, e qui non potrà essere in forma. Vuol dire che prende la forma per quello che deve fare, ma la forma è rappresentativa della sostanza, cioè della conoscenza. Quindi non è una questione di struttura fisica o di come noi ci sentiamo, perché noi ci sentiamo proporzionalmente a quello che noi sappiamo di quell'attività lì. E chi si avvicina a questo sport ovviamente ha un'informazione parziale che dipende comunque sempre dal media, dall'immagine collettiva dell'arrampicata, che sono i superuomini che arrampicano, i professionisti che fanno i filmati, che fanno le vie super difficili e che riescono a sorpassare il limite umano, cioè quello che gli altri non riescono a fare. Quindi è giusto non sentirsi in forma. D'altro canto però è sbagliato fermarsi e non guardare, non aprire quella porta e vedere cosa c'è dietro, cioè il mondo delle possibilità. L'arrampicata di fatto rappresenta questo, rappresenta il darti una possibilità e di vedere nuove cose. Con l'arrampicata cambia anche molto la prospettiva, te dal basso quindi guardi verso l'alto e poi una volta arrivato in alto guardi le cose dall'alto verso il basso. Quindi è una duplice prospettiva, oltre a avere un modo di pensare completamente diverso, che è il pensiero verticale. Cioè la verticalizzazione di quello che uno pensa è fondamentalmente imparare a operare delle scelte consapevoli. Quindi hai ragione, non sei in forma per farlo, però ci puoi diventare. Rimani aggiornato iscrivendoti al sito... Rimani aggiornato, le parleremo la prossima della fisicità e del modello di della struttura del corpo necessaria, ne riparliamo la prossima volta, e quindi rimani aggiornato iscrivendoti al canale. Alla prossima!